fino adesso non mi ha ancora scartato davanti. Scartato è esatto. Questo? Vedi che si vede, si capisce, scartato che... Se ci vai per il monte, ma deve essere pratica la sabbiolina sulle ciclabili di marmo, eh? Ok, se vai lungo mare. Walt Disney. Esatto, Walt Disney. Walt Disney, potremmo chiamarla Walt Disney. La Walt Disney. Bello. Quindi tocca polizia. Proprio lì. Cosa hai combinato? Ah, niente, niente. Non sono stato io. Beh, speriamo che vanno via. Sale te? Cosa vuol dire sale te? No, è francese, non lo afferro. Verdict. È una bella gomma, eh? L'hai provata bene o l'hai provata male? Incredibile, amici! Non si sa dove stiamo andando, però bello, eh! L'ho provata in tutte le salse, sia bene che male. Bene. Che cosa vuol dire? In che senso? Anche oggi. Comunque significa verdetto. Beh, ovvio, verdict, verdict. Ovvio, che vuol dire? Sa. Prova. Prova, prova. Giusto. Sa. Resista? Resista. Sa. Verdict. Intanto non ho bucato ancora. A me, però, quindi, tu non sembra... hai bucato, ma a me mi sembra molto fragile come. No, fragile è una roba. Beh, non è proprio super fragile come. No, no, tipo, non è leggera come la Nobby Nick. Esatto. Però. Però sì, è più leggera più rispetto a Magic Mary oppure alle Double Down. Ma quello, chi è? Quello sicuramente. Nobby Nick? Schwalbe. Ah, quindi non è un modello. È Nobby è il cognome, Nick è il nome. Sai che non lo so, se me lo so sempre chiesto. Come Magic, Eddie Current. Mary. Magic sarà il cognome, sì, no? Sì, ma Magic Mary è la mamma di Magic tutte le Schwalbe, no? Useranno tutte lo stesso Magic, sarà il cognome, Mary è un nome. Per forza. Sì, quindi sì, Nobby. Senz'altro. Come Big Betty. Nick è il cognome. No, Nick è il nome. È il nome. Esatto. Abbiamo trovato l'arcano di Schwalbe. Esatto. Hans Dampf. Hans Dampf. Hans è il nome, però. Hans è un bene, Hans è la Gretel. Andiamo, dai, facciamo una sorpresa. Che sorpresa. Diteci se vi piacciono. Ma che belli sgabelli. Ma che bellini che sono, eh? Belli, dai. Sono oleati. Poi reggono un po' di più. Però peccato che non c'ha le viti nascoste. Poi si muovono, tipo un cavallo. No, ce n'era uno che stava per rompere. Adesso non so qual è quello, sì. Lì quello lì si è rotto, sai perché si è rotto? E ci ho messo sopra il gimbal. Comunque io posso stare anche i piedi, ragazzi. C'è ancora la pettorina, sì, perché bisogna fare anche nel 126. Bisogna fare talk con la pettorina, bisogna essere protetti. Comunque ho provato, loro non l'hanno voluta provare perché dice che è meglio che la provo solo io. Invece potevamo provare, ce n'è un'altra. Okay. Verdict. È un verdetto. Quindi quando la metti è un verdetto. È un verdetto, sì, ma no, più che altro loro pensano che sia la loro miglior gomma di tenuta. Un po' simile come ovviamente a Magic Mary e un po' secondo me va a paragonarsi alla Shorty di Maxis. Quindi come pesante. Tenuta tiene comunque, cioè secondo me tiene sei di più. In pendenza, contropendenza, secondo me tiene di bene. Più. Sai quando mi sono accorto domenica sul pezzo finale lì che era tutto scassato? Sì. Visto che c'erano un po' di canali e se stavi sopra era meglio. E questa qua ti mandava sopra, quella dietro invece scivolava. Però lì può anche essere la posizione in sella. Però veramente tiene. Anche oggi sulle prime curve del Capriolo, che sai dove la prime a destra che c'è quella radicetta, dove ho fatto giù io, che lì scivola un po', sta proprio incollata. E invece bella. Nei scoglietti a taglio come te la sei sentita? Allora c'è da dire che l'abbiamo provata quando? Domenica. Sì, però lì era tutto bello asciutto, teneva bene. No, no, mi riferisco come sicurezza, cioè te la sentivi abbastanza sicura, sì. Come gomma. Abbiamo detto prima che è più resistente c'è della Nobby Nick. Secondo me c'è un bel grip e anche come carcassa, se ovviamente non devi andare troppo giù. Se sgonfi tanto senti che è il nuovo c'ha un grip che è gradevole, scorre almeno. Sembra più leggera di un Magic Mary, anche da scorre parlare. Di più, infatti di solito col Magic Mary non hai scorrevolezza, cioè, neanche con la Shorty ne hai molta di meno rispetto a classico di HF. Mi è piaciuta, non ho ancora spaccato, di sassi ne abbiamo fatti come Cornito Caffero, perché c'è da dire che pesa 1,3 kg, comincia a essere una gomma pesante. L'hai sentita la differenza? Si da quell'altra sulla sì cioè, da quell'altra che c'era sulla Dissector, quella neanche con la protezione, quindi exo e basta. Beh, la differenza scorrevolezza la senti nettamente, ma la senti anche in tenuta, anche quando vai giù bello dritto che frena. Mi sa che non la tolgo fino a quando non buco.
prima volta che buco la tolgo. E a costo come siamo rispetto alle altre due? Sono tutte uguali le gomme, ormai dagli 80 ai 100 euro, c'è poco da fare. Anche le gomme stanno avendo prezzi assurdi, addirittura certe maxi a 110 euro sono arrivate. Ma sale tutto, sale anche la gomma. Ho capito, ma costa troppo. Se vai a vedere l'assicurazione della moto. Prima pagavo 320, adesso mi ha fatto il preventivo 559 euro. Ma devi tenere un po' le pressioni più alte rispetto a quello che tenevi prima, perché proprio per la carcassa. Poi lo senti che si piega, quindi la gonfi. Non c'hai troppa fiducia quando comincia a piegarsi, se sgonfia. Quindi è meglio che gonfi un pelo di più. Però per il resto, adesso non so l'usura. Ovviamente è una gomma da anteriore, non è una gomma da posteriore. Non so che tipo di usura può avere, però senti un bel grip. Bella VTB. Che poi non si dice VTB, no? Tu mi insegni. Come si dice? WTB. WTB. WTB, però sembra una televisione. Così. Significa Wilderness Trail Bikes. Allora devo montarla io, che sono wild. L'ho detto, montala. Comunque, vogliamo parlare della Maxi Pagnotta? No, allora, momento. Settimana prossima, o nei prossimi giorni, diciamo così, vi nei portiamo un video. Beh, già avete visto qualcosa nei social. Vi portiamo un video di una gara. Partiamo però dal monte. Allora, si chiama ufficialmente Fiegni Pagnotta Endurance Race. Gravity DH Race. L'abbiamo già detto Race due volte, però fa figo. Official RockShox Suspension SRAM Walt Disney. Esatto, Walt Disney. Potremmo chiamarla Walt Disney. La Walt Disney. Bello. Comunque saranno 1000 metri di discesa. E sarà sì 1000 metri. Se oggi erano 800 metri. No, se oggi erano 800 di discesa? E se erano di salita erano anche di discesa, sti. Già. sono tanti, no? Voglio dire. Sono tanti, sì, perché poi non finisce mai. Poi c'è anche il pezzettino da pedalare, no? Quindi tocca proprio lì. Cosa hai combinato? Ah, niente. Non sono stato io. Speriamo che vanno via. In previsione di un'ipotetica partecipazione di Bike for Enduro alla prossima Maxi Avalanche, c'è questa opzione di allenamento. Praticamente c'è un punto in cima che è il Monte Fiegni, giusto? Sì. Ah, ok. E non l'abbiamo ancora fatta. Oggi abbiamo solo fatto diluviava, cazzo. Perché io mi sono girato un attimo, ho visto lui a sinistra, ho detto sta andando troppo a sinistra. E poi mi sono girato, ho visto te ancora più a sinistra. Questa volta è mia, vai così. Infatti mi sono gasato, poi quando mi sono accorto che... No, sbagliato. L'ho mancata! Vabbè, ma il succo è sempre quello. Il succo è che dobbiamo raggiungere un punto giù. No, dal punto su prima. Ci sono dei checkpoint. Le raglie. Sì, sarebbe da... No, da fettuccia è brutto. Allora, però da mettere dei fiocchetti, secondo me. Ce li portiamo. Cioè, ed è tipo... Allora, come li vedi? Un fiocchettino... Fiocchettini un po' lunghi che svolazzano, però attaccati ai cosi che ce l'hai il punto di riferimento. Tipo quelle della polizia, della scientifica, che chiude, che blocca. Però ce l'abbiamo, quelli delle gomme. Si potrebbero portare su e lasciare su. Monte Fiegni, partendo da il cancello. Da lì dovremmo mettere il sentiero che parte e metti un fiocchetto lì. Poi vai giù e arrivi alla chiesetta. Devi passare obbligatoriamente dalla chiesetta. Primo checkpoint è chiesetta. Poi devi passare dalla cima del Monte Pagnotta, dove c'è il cumulo dei sassi. Poi devi passare obbligatoriamente dall'albero morto. Dopo da lì cavetta, quindi ecco quello che ti pare di strada. Cavetta. Da lì è cavetta, è quella la parte più difficile. Però la cavetta devi prendere. Se sbagli la cavetta, automaticamente hai sbagliato e hai perso tempo. È come la porta dello slalom che devi farla per forza. Esatto. Certo. L'importante è il checkpoint e le raglie. Se tagli le raglie, finita la gara. No, certo, non vale. Giù. No, chiaro. L'altro checkpoint dobbiamo farne uno lì in mezzo ai prati. Per forza, e l'altro è il ripetitore. Uno in mezzo ai prati, sì, perché almeno. Sarebbe da fare
usciti alle raglie. Però il problema di quello lì è che il saltone sulla strada, quando lo salti, sorprendi a tutti, atterri a piano. Se te la prendi un po' e poi atterri così. Questi dei terrazzamenti te li salti. Devi saperli, però. Se lo sai, in realtà tu alzi e basta. Cioè, e dopo dal ripetitore per forza entrare in capriolo. Checkpoint sul ripetitore. Il coso del ripetitore. Esatto. Basta, sentiero quello lì e poi è un capriolo o silve, perché ogni volta che la fai puoi scegliere se fai finirla con uno o con l'altro. Attenzione alle calcagna, ma adesso dovrà superarlo sul in pista. La settimana prossima esce il talk sull'alimentazione che lancia i podcast, andiamo a fare. È l'alimentazione. Comunque consigliamo questa gomma da provare. Ma il consiglio le gomme, consiglio difficile trovare tutte. Una gomma che non vada bene, almeno per quelle che ho provato. C'ha tutte delle caratteristiche positive e negative. Per le bike, per l'enduro, di solito consigliamo quelle con la carcassa un po' più resistente. C'è, scusa, finisci. No, parla te allora. C'è una cosa che non mi piace di questa gomma, si può dire? Si deve dire, no? Sono un esteta, non si legge la spalla, non si vede neanche che c'è scritto VTB. Cioè, sei un tamarro. Maxi c'ha la scritta bella gialla, bianca, come tipo no, le gomme della Goodyear americane. Un tamarro. Sì, ok. Però un po' di identità alla gomma. VTB sono californiani. Cioè, dategliela, fate una scritta. Non è proprio nero su nero come Schwalbe. Un po' si legge, dai. Almeno questa si legge. Schwalbe non si legge proprio. E appunto, è come Schwalbe, ma Schwalbe è tedesca. Però, un punto a favore di sta gomma è che è facile da montare e smontare. Questo è un punto a favore. L'esteta e il tecnico. Per via dalla carcassa. Come però. Le Michelin. Sì, perché leggera. Le Magic Mary di H sono dure da montare. Questa è stata facile a montarla. Se dovessi rompere. Anche le Double Down sono più dure da montare. Sì, rispetto a questa qui. Questa può essere una bella cosa per chi le deve montare, che magari chi va in bici non è pratico, no? Come noi. Quello sì. Però c'è la versione, questa qua è la versione light, c'è la versione con la carcassa rinforzata, che non era disponibile per provarla, quindi abbiamo provato questa qua, adesso arriveranno. Qualche gomma di queste qua le metto dentro. Mi ricorda un po' la Vittoria, la Emmazza. Quella va bene. Più duretta. Sì, quella è più dura come carcassa, però va bene come tenuta un po' dappertutto, quella me la ricorda un po', veramente, mi piace un bel po'. Fino adesso non mi ha ancora scartato davanti. Scartato è... Esatto. Questo? Vedi che... Si vede, si capisce, scartato che... Scarico, vorrei fare una domanda agli utenti. Agli utenti. Agli utenti. Agli youtuber, no, agli ascoltatori, dai. Agli amici. Qual è la gomma esteticamente più bella? Perché secondo me è quello il criterio per il quale comprare. La Maxi Spara o la... scherzo. Secondo me non è un criterio da tenere in considerazione. Infatti l'estetica. Non l'ho chiesto a voi, l'ho chiesto a gente. Non è un criterio da... Ma scusate, ma... Allora comprati le Vredestein. Ma scusa, la bicicletta. Perché è non una bicicletta per andarti a divertire? Oppure è l'appunto per andare al lavoro? È la bicicletta, deve essere bella la cosa. Ma dipende cosa ci fai. Capito, ma se ti vai a divertire con una roba bella che fa cagare, che non tiene. Allora, se ci vai lungomare, te do ragione. Se ci vai per il monte, ma deve che essere pratica. C'ha la sabbiolina sulle ciclabili di marmo, eh? Ok, se vai lungomare a Sinigaglia con la bici, ci metti le gomme para, ci metti le gomme bianche, lì l'esteta che in te dice: ah no, lì ci sta. Madonna. Però una cosa che metterei, se trovo una gomma di questo livello bianca, io sulla mia la metterei bianca. Ma tutta bianca? Tutta. E poi parli di me. Cosa vuoi? Mi piacerebbe bianca. Questa gomma promossa. Verdict. Verdict. È un verdetto. Verdict. 2.5-29. 2.5-29. Tiene dappertutto, più o meno. Ovvio, sulla radice bagnata è che c'è. Che lo manco le ventose. Chiudiamolo qua. Bella gomma, andiamo avanti a provarla. Magari la montano anche loro, o uno dei due, perché ce n'è una sola. Gianluca, digli di iscriversi al canale. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Sei bravo. Lascio il link qui sotto in descrizione. Via, mangiare il panino. Ciao.